Trovare il nome per un nuovo brand è davvero difficile, soprattutto se poi lo dobbiamo associare al nostro nuovo albergo, alla nostra nuova attività. Per questo, in questo video, vi spiegherò come scegliere il nome del vostro nuovo hotel. Ciao a tutti, sono Alessia, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Come vi dicevo nell'intro, oggi ci occuperemo di scegliere il nome del nostro nuovo hotel. Ultimamente mi è capitato diverse volte di fare delle consulenze con persone che ancora dovessero aprire questa nuova attività e quindi abbiamo parlato parecchio del nome e magari quale dovessero scegliere oppure da che punto partire proprio per trovarne uno. Oppure mi è capitato anche diverse volte all'interno dei social, su Facebook ad esempio, che alcune persone dicessero: bene, questo è il nome del mio nuovo hotel o comunque del mio ristorante. Io, vi piace? E la risposta lì non è sì o no, ma la vera risposta è chi sei, cosa fai, dove vai, a chi ti rivolgi. Perché dovremmo scegliere questo nome? Lì, in quel caso, poi ti posso dare una risposta. Ma non vi preoccupate, tutte queste cose adesso le vedremo in questo video, vi darò degli spunti davvero interessanti. Ma prima di iniziare, come sempre, iscrivetevi al canale attivando le notifiche, così da non perdere tutti i miei contenuti a tema di social media marketing e alberghi. Partiamo quindi da un concetto: il nome deve essere semplice. Semplice nel senso che non dovete allo stesso tempo essere banali. Potete trovare anche un nome di fantasia, ma se lavorate di fantasia dovete fare attenzione, perché questo nome, il vostro target è in grado di descriverlo, è in grado di capirlo. Utilizzate dei nomi stranieri, bene, le persone sono in grado di comprenderlo. Queste cose, queste informazioni sono davvero importanti. E come riuscite ad avere queste informazioni nel momento in cui avete studiato a chi vi rivolgete, a chi volete voi avere come ospiti all'interno della vostra struttura, il vostro cliente tipo, e allora lì avrete un'idea di chi ci sia dall'altra parte e chi dovrà essere colui o colei che vi dovrà cercare magari online, oppure perché penserà al vostro nome dovrà magari evocare qualcosa. Quindi conoscere la propria clientela è davvero fondamentale. E allora voi mi direte: sì, ma io non ho una clientela. Bene, allo stesso tempo voi potete comunque avere questa risposta, la dovete avere, perché altrimenti la vostra è un'attività che non andrà nella giusta direzione. Io nei miei video vi parlo molto spesso di target, vi parlo di buyer persona, ho fatto proprio un video apposito, ve lo linko qui qui all'interno del video, che dopo ve lo dovete assolutamente andare a vedere, perché anche se voi non conoscete una clientela, ma dovete averne una tipo, dovete sapere a chi vi dovete rivolgere. E perché questa cosa? Perché altrimenti voi vi rivolgete a tutti, non avete un target ben definito e andrete a fare una comunicazione generalista partendo dall'errata scelta poi del nome che farete per il vostro albergo, B&B o resort che sia. Ad esempio, un nome molto semplice può essere Hotel Tal dei Tali, oppure nome Family Resort. In questo caso, che cosa evoca quel Family Resort? Evoca il fatto che voi siate destinati alle famiglie. E questo che cosa significa? Che non avrete coppie? Assolutamente no. Però quelle stesse coppie sono allo stesso tempo consapevoli del fatto che da voi si troveranno le famiglie e voi avete dei servizi adatti alle famiglie. Ma visto che il vostro target in quel caso sono le famiglie, bene, sanno, quel nome evoca che voi avete un'attenzione particolare per quel target. E quindi io, famiglia che viaggio poi con i miei marmocchietti, so che dall'altra parte troverò una struttura che è attenta alle mie esigenze. Ma di questi esempi noi ne possiamo fare tantissimi, ma quello che a me preme di farvi, quello che per me è davvero molto importante, è che voi dovete fare una ricerca preliminare e vedere se il nome che voi avete scelto sia stato già preso da qualcuno, perché altrimenti voi farete una fatica immane a
stare online e soprattutto dovrete destinare una fracca di soldi nel marketing, e questo lo dovete fare nel caso. Quindi, se vi limitate a una scelta di 30 secondi, di bene, lo chiamerò il mio hotel dei fiori e poi ne troviamo altri 50 online che si chiamano allo stesso modo, ma come pensate che sia facile poi indicizzarvi? Così come non sarà facile trovare un dominio che sia pertinente, sapete, il www.hoteldeifiori.it. Bene, se l'hanno già preso, voi vi dovete chiamare, poi avere un dominio diverso, magari un dominio lungo. Peggio ancora, quando siete poi costretti a fare Hotel dei Fiori Roma, Hotel dei Fiori Firenze, perché avete la necessità di distinguervi da tutti gli altri che sono online. E quindi cosa succede? Quello che vi ho detto prima, soldi, soldi e soldi nel marketing. Quindi prendetevi un po' più di tempo, la ricerca del nome del vostro brand non deve essere ridotta a poco tempo. Noi ci abbiamo impiegato con un altro brand, in questo caso però non era un albergo, ci siamo impiegato 3 mesi a trovare il nome perché aveva necessità di determinate caratteristiche. Ogni cosa pensata era stata già presa, era un brand di livello internazionale, quindi dovevamo fare attenzione anche all'esterno. E davvero ci abbiamo sbattuto la testa, non ci abbiamo dormito, no, la notte per poter trovare un nome che fosse, non dico unico, ma almeno non preso dalla chiunque online. È ovvio che se poi voi vi ritrovate a scegliere nome, Hotel Parigi, Hotel Agriturismo il Granaio, e poi vedete che sì, ce n'è un altro in Italia o magari all'estero, ma che non ha una presenza online, bene, in quel caso voi vi potete permettere di scegliere lo stesso nome. Ovviamente, tornando invece al discorso nomi di fantasia, attenzione a se siete troppo fantasiosi, ve l'ho detto prima, le persone sono in grado poi di rileggere o riscrivere questo nome. E io qua vi riporto un brand che è molto famoso, l'ho trovato ovunque, che è la casa della Carcasas. Come vedete, non lo so manco ripetere. È un brand che vende cover di cellulari e non solo, lo trovate in diversi centri commerciali. E mi è capitato l'altro giorno, mentre cucinavo, di trovare una loro pubblicità. Bene, la stavo ascoltando, quando fi è finita ho detto: questi sono geniali, il loro reparto marketing è geniale. Perché? Effettivamente il nome è difficile. Io, come vi ho detto, non lo so ripetere, mi sbaglio in continuazione. Loro, evidentemente, hanno riconosciuto questo problema. Si sono resi conto che magari in Italia questo non è un nome vincente, non è un nome che può funzionare. E quindi il dominio del loro sito qual è? Il dominio del loro sito è chiamacicomevuoi.it. Ragazzi, io che accendo pochissimo la TV, quel giorno volevo semplicemente un sottofondo mentre cucinavo, quella pubblicità mi è rimasta in testa qui. Togli la deformazione professionale, ma chiamaci come vuoi, chi se lo scorda questo sito web? Perché effettivamente è stata una scelta originale che è andata poi a ovviare al problema del nome. Quando fate poi la scelta del nome del vostro hotel, mi raccomando, evitate che siano troppo lunghi, anche in quel caso rientra tutta la difficoltà del ricordarlo, dello scrivere. Le persone, ricordatevi, sono sempre pigre. Calcolate che poi da lì, per tutta la comunicazione social, ci dovete far nascere degli hashtag. Quindi attenzione, e allo stesso modo l'hashtag, se poi quel nome è stato preso già tante volte, che cosa fate? L'hashtag del brand poi diventa hashtag del brand più la città, perché in qualche modo poi vi dovete differenziare. Ma allo stesso tempo il nome deve essere pertinente. Se voi fate il nome del vostro hotel, Hotel Colosseo, Hotel Roma Colosseo, beh, in questo caso che cosa succede? Che quel nome evoca il fatto che io sia lì a Roma, vicino al Colosseo, e poi magari voi vi ritrovate in realtà a 10 km, nella periferia più periferica di Roma. No,
Quindi mi raccomando, cercate anche di trovare un qualcosa che sia congruo e pertinente. Allo stesso tempo, se voi potete volete poi tutelare quello che è il nome del vostro brand, a quel punto io vi consiglio di registrarne il marchio almeno in Italia. In questo modo poi voi potete essere tutelati poi da future persone che lo andranno ad utilizzare per il loro brand, perché alla fine se poi diventa un nome vincente, un nome bello, accattivante, vedete che poi vi copieranno e ne cresceranno come i funghi. Come vedete, quindi scegliere il nome di un brand non è così semplice, però dovete fare in modo di entrare all'interno della testa delle persone. Quindi mi raccomando, cercate magari di far capire chi siete, ad esempio Art Hotel, e poi scegliete un nome. In questo caso fa capire che siete ispirati all'arte, siete un hotel che ha scelto un tema ben preciso per la propria struttura, così come facevo l'esempio del Family Resort che si rivolge a un target ben preciso e così via. Fate questa scelta, orientatevi in questa direzione e vedete che andrete un pochino ad abbassare quello che è il budget che poi dovrete destinare al marketing, che assolutamente vi servirà. Non vi sto dicendo che non lo utilizzerete, però evitate di pagarlo 10 volte, di aumentare il budget in realtà di 10 volte di più di quello che sarebbe invece necessario. Spero che questo video, come sempre, vi sia stato utile e soprattutto ti abbia dato un'idea per scegliere il nome del tuo hotel. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e soprattutto se ci sono altre domande, e sarò ben felice di fare un altro video in merito. Io ti aspetto nel prossimo video, ma prima di andare via non ti scordare di iscriverti al canale. Besos!